Amici della Mano Servizi, eccoci qua. Sostituiamo la lama a una Felco 13. La Felco 13 è una delle forbici più particolari della linea Felco, perché ha queste lunghe leve che ci danno l'opportunità di fare tagli molto importanti. La qualità svizzera fa sì che i ricambi si trovano con facilità di tutti i modelli. E l'operazione del taglio della lama e del cambio, scusate, della lama è molto molto semplice. Normalmente nelle confezioni si trova una chiavetta che ci serve per smontare tranquillamente tutte le viti, senza problemi. Allora, iniziamo. E la prima vite da togliere è questa, è quella che sostiene la lama sotto. Perché la Felco 2 e la Felco 4 tendono ad avere una vite sola, invece in questo caso dobbiamo operare su due viti. Si può usare anche un cacciavite, oppure con questa chiavetta tranquillamente, come vedete, si riesce a fare un po' tutto. Allora, togliamo la prima vite, togliamo la seconda. Questa è la vite del blocco del perno della lama. Non ha un utilizzo di fissaggio, ha solo un utilizzo di fermo per evitare che si crei un lasco fra la lama e il controlama. Allora, prima va tolta la molla per evitare che possa saltare. E a questo punto togliamo completamente questa vite con il relativo fermo, la svitiamo, in questo caso ci prendiamo una pinza, perché allora così lavoriamo meglio. Eccola là. Perfetto, a questo punto possiamo, una volta tolto la controlama, possiamo andare a togliere la lama. Se la nostra lama è lesionata oppure rovinata, ha perso filatura oppure la vogliamo togliere per pulire, riusciamo a fare il lavoro senza problemi. Eccola qua. Vedete come è fatta la forbice Felco? Ha tre perni che sostengono la lama in modo fisso. Volendo si possono anche sostituire questi perni, abbiamo i ricambi. Oppure le altre parti, a volte il gommino, a volte la molla perché ha perso elasticità, e anche per fare una pulizia completa ci conviene ogni tanto smontarla. Una volta che l'abbiamo smontata andiamo a prendere il nostro pezzo di ricambio. Osservate sempre le diciture che porta la casa madre di aver scelto la lama giusta per il modello. In questo caso mettiamo che abbiamo preso quella giusta senza aprire la confezione, però vediamo che è la stessa identica lama, e allora dopo si va a sostituirla con semplicità, senza problemi. Ecco qua, operazione inversa, rimetto il perno. Vado a prendere la mia controlama in questo modo, e volendo la potrei anche fissare prima di inserirla già con la prima vite, in modo di tenerla ferma. Prendo sempre il mio cacciavite in dotazione, inizio a stringere. La chiusura è andata meglio dell'apertura. Ok. Vedete, questi gommini qua volendo si possono sostituire, così
teniamo sempre un'ammortizzazione migliore. Reinserisco il perno centrale in questo modo, eccoci qua. Devo trovare il quadro che vada in appoggio giusto, eccoci, lo vado a fissare manualmente senza bisogno di pressioni particolari, inserisco la molla e già a questo stadio posso verificare se abbiamo una elasticità buona. Importante che il riscontro fra lama e controlama sia ideale, volendo si può stringere, diciamo, quando è a mezza apertura, così capiamo che siamo al massimo. Ottimo, vado a fermare a questo punto la vite di fissaggio del perno centrale in modo che non si muovi più e mi tenga sempre questo tipo di elasticità. Durante il lavoro, se abbiamo un'usura della lama, sapete che potete intervenire in modo di stringere un po' di più quando vedete che iniziate a fare un po' di lasco nei tagli, che i tagli non sono più netti ma tendono a lasciare dei pezzettini, diciamo, di ramo liberi. Vuol dire che il taglio non è più perfetto. Per renderlo più perfetto basta stringere questo dado centrale allentando il secondario di blocco. Eccola qua, la nostra forbice era già pronta prima all'uso, ma è pronta di nuovo all'uso. Bene, se avete bisogno di altre informazioni, noi abbiamo anche il nostro numero WhatsApp, oppure se avete bisogno di materiale vario come ricambi e così via, contattateci che non c'è problema. A presto nel nostro canale YouTube.